Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale, io sono BalucciaSins e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio di Semizzando. Allora, siamo qui con il bel Simone Ultimate Gamer che... Um... Eh Beh ragazzi è venuto qui per puro caso, cioè ovviamente lui non sa nemmeno quasi dove si trova. Beh casualmente ragazzi proprio a casa della Calientona, ma perché qua c'è una giraffa? Vabbè, cose mistiche. A casa um, della Calientona, quale direte voi? Eh beh, sono tre, giustamente avete ragione, lui sta cercando senza neanche saperlo però che la sta cercando ragazzi Catrina. Perché uh, Simone mi aveva appunto chiesto per quanto riguarda, ecco la... È lei, vero? È lei, è lei, sì? Lei è adulta, però. Quindi vieni a fare una presentazione amichevole perché non la conosci nemmeno. Mi aveva chiesto un appuntamento con la bella Catrina, ragazzi. Perché le caliente obiettivamente sono delle belle donne. Cioè, non mi sono mai state molto simpatiche, vi dico la verità, però sono delle belle donne. Salve, <ride> dolce muffin del mio cuore, lei prego, scusi. Ma chi cacchio ti conosce? Ma non iniziamo così, ehm, cioè. Per favore, Catrina, cerca di essere. insomma, gentile, ecco. Ciao. Salve, ci conosciamo? Eh, guardi, io in realtà, mh, sa, sono uno sportivo, pratico del baseball e ovviamente sempre all'aria aperta quando c'è il sole. Scherzi a parte, mi sono trasferito qui da poco, sa, eh, ho un animo artistico, e quindi volevo sapere se <ride> era magari interessata a venire fuori con me a mangiare una fetta di torta. Ma scusi, come fa a conoscermi? <ride> Vende muffin per caso, visto che parla tanto di dolci, eh? O forse mi ha visto, non lo so, a fare jogging quando c'è. Il sole, beh, il suo splendido sorriso non può restarmi indifferente. Vediamo lo splendido sorriso, beh, in effetti, cara. Sei una gran bella donna, diciamolo. Non è che mm, insomma un simmino possa restare indifferente al tuo fascino, diciamo. Ma il caro Don. Don, ti teniamo d'occhio, eh. Perché visto quello che è successo nello scorso episodio, mi sa che ne hai combinata qualcuna delle tue, mm, non voglio indagare. Comunque. Lui è qui, ragazzi, che ovviamente le chiederà della carriera, insomma, cercherà un minimo, no, di conoscerla, ecco, impara a conoscerla. Numero di apertura presso ribalta, ecco, chissà che numeri che fai, tesoro, non voglio saperlo. Ma perché devi andare in bagno proprio ora che noi siamo qua? Possiamo bussare del tipo, senta, scusi, noi volevamo invitarla, beh, ok, lasciamo la, la privacy. E io a questo punto direi, ragazzi, di formare... Azioni formare un bel gruppo perché, cara la nostra Catrina. Ehm, ebbene, sì, abbiamo un obiettivo, portarti fuori da qualche parte perché, ragazzi, a quest'ora perché ora, sinceramente, la caglientona me la immagino una tizia. O meglio, una delle calentone, una tipa un po' come dire che ama il brio. Eh, quindi bisogna portarla ragazzi fuori a quest'ora. Eh, ovviamente, cioè nel senso vi pare che questa esce a mezzogiorno, ma non, non ce la vedo proprio. Quindi che ne dice? Usciamo a prendere una boccata di aria fresca? E lei, ma perché no? Certo, ok, mi fa molto piacere. Allora, impara a conoscerla per favore, caro. Perché direi che è fondamentale. Allora, senta, prima che mi tiri qualche bidonata, vorrei conoscerla un po' meglio. Beh, sai, io sono un amante della famiglia, cara, non l'avremmo detto in realtà. Lei invece, eh, mi vuole parlare un po' di lei. Beh, sono ammaliato dal suo splendido sorriso. Però, vede, sono, come dire, un uomo di scienza. Nel senso che... Mh, Ecco, è romantica, nel senso che ma come non era uno sportivo? Ma no, nel senso che io non mi sta davvero eh, raccontando qualche monnezzata, spero No, ma figurati tesoro, noi Ma no, nel senso che sono un uomo di mondo, aperto a varie possibilità e occasioni E questa sera, ecco questa è una testa calda tesoro, sta pensando di andarsene a letto Questa è la sua sera, senti tesoro, ehm, facciamo una cosa, bello... bello Proprio a capirci uh, Entriamo in un club Quindi creiamo un club dove uh, Nel quale metteremo la nostra calientona Solo su invito Per uh, l'amore E uh, metteremo Proprio il nome Tipo ammazza Quanto sei caliente No No Non entra allora facciamo così ammazza la caliente che ha detto così pare brutto No dai ammazza sei caliente eh dai ragazzi eppure io dico certe amenità Allora ok ammazza sei caliente beh ovvio no giustamente Nessun ritrovo noi iniziamo subito il raduno Cara calientona non puoi andartene da qui Quindi iniziamo sto raduno <ride> E vai qui insieme, se sei stanca fatela passare cara. E dicevo, prevedo per noi due una serata esplosiva a dir poco. E lei, ma addirittura raccontare una storia sensazionale. Perché? Beh. Non andremo certo a vedere pipistrelli. Sa una mia amica, non ha fatto altro, e eh, si riferisce penso a Dream like Moon eh, non ha fatto altro che parlare di orsi con un pipistrello, cioè con un vampiro. Ma si immagina, no no, io non sono un dinosauro, perché vuol dire che lei è un dinosauro, tesoro, non andarti a infognare, proprio non metterti nei casini. Io, no? In una, in una serata così deliziosa, in cui non piove e non ci sono nemmeno nuvole nel cielo, senza bisogno quindi di occhiali da sole perché è sera, beh certo caro, non voglio indossare alcuna maschera con te, ma come siamo passati da lei al tu così di botto, va bene, mi fa piacere, e quindi, beh, hai veramente un animo artistico, sei pieno di idee, eh certo, eh, voglio dire, mica scherziamo... Beh, non serve aspettare che, come dire, sorga il sole. Vedi, sono uno che legge molti libri, quindi. Dai, e questo letto, tesoro, abbiamo capito che il tuo obiettivo è quello. Veramente, guarda. Lo hanno capito anche i muri. Facciamo una cosa, visto che la caglientona, ragazzi, probabilmente. Ecco, noi le trucchiamo il, bi eh, il bisogno, speriamo tutti, in modo tale che poi non rompa più il pelo. Se vediamo che continua a voler andare nel letto, ragazzi, eh, avete capito perché. Quindi io volevo proporti una serata di follie. Eh? Una festa. Praticamente una festa e di chi? Ma nostra, <ride> niente pipistrelli abbiamo capito tesoro e nient'altro. Ecco, è arrivata l'altra caliente, chiameranno la polizia per quanto ci scateneremo. Che ne dici? Eh? Ci vedo già tutti e due ballare come robot fino al mattino. Beh, ma sono le tre, quindi è già mattino. Va bene, ma potremmo far esplodere il locale dove andremo. Ovviamente, ragazzi, non in modo, um, voglio dire, cattivo, nel senso, a forza di passi di danza, mica siamo dei dinosauri noi. <ride> voglio dire, il giorno è appena iniziato, la notte, il giorno, ma non ci capisco più una mazza perché visto l'ora. Lei, beh, mi interessa, e allora prendiamo la mia auto e rechiamoci in questo luogo fantastico. Quale auto, tesoro? Del resto, non, non è mai morto nessuno per qualche. Serata, come dire, scatenata, e non ci vuole una scienza per capire che io e te siamo proprio i tipi adatti per una serata del genere, giusto? Eh? Cose dell'altro mondo proprio. E lei, oh mio Dio, ma veramente? Beh, non so, tante chiacchiere, ma siamo ancora qui. Ma non preoccuparti. Cambiati piuttosto, ecco Cambiati, cara uh, Chiedile, anzi, di farti vedere un altro tipo di abito Quindi chiedi di vedere l'abito da festa Perché questa è una festa, ha detto eh, Quindi dobbiamo vestirci anche noi in abiti da festa Ovvio, ragazzi, via Non scoppierà una guerra, vero? Hai parlato di polizia e cose varie Ma no, forza Indossa il tuo abito da festa E andiamo a scatenarci Ammazza da festa questo, tesoro Questo è Stile sto per andare al mare e ho dimenticato di portare la borsa. Vabbè, uh, niente guerre quindi, cari. Va bene, lui vedete, lui sì che è un tipo, come dire, alla moda. Guardate che look, ragazzi, guardatelo. Eh, Simone. Eh, caro mio, sì. Lei invece, boh, forse pensa che la vuoi portare in spiaggia. Vabbè, dettagli. Quindi, ragazzi, ci vediamo nell'otto. Ok ragazzi, siamo al Double Pop Pub, una creazione, vi ricordo, della mia cara amica uh, Sherry Blossom Channel um, e potete trovarlo appunto nella sua galleria ragazzi, è veramente bellissimo e... Quale posto migliore per portare ovviamente Catrina? Perché la ragazza, dicevo anche prima: è una donna di mondo, capite? Una eh, che ama, ecco, mh, tutto ciò che me la immagino che è moderno, che è no? Secondo me Oasis Springs un po' le va stretta in realtà. E quindi lui ha pensato bene di portarla a sta mai suono, ovvio, no? Quindi mio caro, anzi miei cari, andate qui insieme: ha anche assunto un DJ di Grido, no? E lei, scusi Mamma mia, vabbè eh, Dettagli ragazzi, dettagli Quindi andate qui Ok, fermi Perché altrimenti impasta il volume Basso, mettiamo ragazzi Altrimenti qua diventiamo altro che sordi Cara, devi venire qui però mm. Ti prego, non farmi pentire di averti portata qui in un posto, senti, ma eh, hai capito che dovevi metterti un vestito da festa? È, è vero che sotto certi aspetti, guarda, stai meglio vestita così, però lui ti vuole in versione festa, quindi per favore cambiati d'abito. Dopodiché scattano una foto insieme, sarà una serata memorabile, quindi vai, anzi, secondo me lui potrebbe dire, sarà una serata legend, non ti muovere. D Aria, ovvio ragazzi, no? Ogni riferimento, ragazzi, a How I Your Mother è puramente casuale. Allora, dunque, lei è molto fiduciosa. Ma dici che pioverà e lui la allora, rallegra, ma figurati. Certo che tu non perdi tempo proprio a prendere le mosche. Ma mica sono un lama, hai visto dove ti ha portato? Che posto meraviglioso, eh? Parla dell'ultima festa, pensa che qua. Sono stato tempo fa con alcuni amici e c'è stata una festa fantastica. Abbiamo ballato come ossessi Complimentati per l'abito anche se ci vuole coraggio. Ecco, forse con un paio di occhiali da sole sì, potresti apprezzarlo al meglio, però vabbè. E lui diciamo che secondo me un pochino ora inizia. Batto di abbordaggio audace perché si sente figo, ragazzi, ovviamente. Eh, l'ha portata in un posto, sfoggia anche i muscoli. Del resto no, una come te ha bisogno di brio. Beh, ma come fai a saperlo? Eh, tesoro. Sei famosa, guarda Quanto don lotario Quindi fidati che lui lo sa e, mh, Beh, del resto anche io con un fisichetto del genere Reggo bene il ritmo Beh, ora allora non sei proprio un pittore E un artista come tutti gli altri Ti scateni anche tu a... All'ultimo, fino all'ultima nota <ride> Ma figurati, rosa mia, certo Bene, questi due proprio ragazzi vanno che è una meraviglia Oh, senti, cara Uh, oh mio dio, devo quasi sedermi, mi gira la testa. Eh, mazza davvero, di già. Bene, allora veniamo un po' qui, ragazzi. E direi che a questo punto potreste mm, ballare insieme, ovvio, no? Vai, scatenatevi un po' in pista. Vai, Simone, caro, facci, facci sognare. Mamma mia, sì, che questi sono dei movimenti, ragazzi. Andamento lento, vai così. Eh, si, sì, all'inizio a lavorare fra un'ora, perfetto. Chiedo proprio a Simone, fammi sapere perché um, il simino non ha un lavoro, quindi fammi sapere se vuoi che il tuo sim abbia, cioè comunque abbia un lavoro e soprattutto se vuoi partecipare alla seconda stagione di simizzondo Allora, lei si sta scatenando proprio di brutto, però, ragazzi, è diventata buona amica. Wow, bene! Allora, direi che a questo punto ci buttiamo sul romanticismo. Ovvio che sì! Vai a flirtare, caro, e soprattutto, mamma mia, guardate che mosse, ragazzi! Vai come un'anguilla, fantastico Chiedile se è single Guardate lei come mi... Eh, sculetta, sì, non c'è altro modo per dirlo Beh, ma che movimenti fantastici, tesoro Davvero? Eh? Beh, diciamo che sono a mio agio Non abbiamo dubbi, cara? E quindi lui... Beh, sei fantastica mm, C'è qualcuno? Cioè, non vorrei fare in nessuno Ma no, io sono single sempre e comunque Davvero? Eh? Dice che donna la pensa come te? Va bene, ok Beh, sei una persona insomma che va al sodo. Non va di immagino le ricchezze. Eh, caro mio, secondo me ti sbagli. Hoffile è una rosa. Eh? Perché sembra anche, come dire, molto sciolta anche lei, ragazzi. A parte molto flirtante. Guardate, lui è molto fiducioso. Vedi, io sono un tipo che va al sodo. Come ti ho detto, sono uno sportivo. Quindi, come dire, ci tengo a fare colpo. Eh, beh sì, caro, l'abbiamo vagamente capito dopodiché confessare l'attrazione. Del resto, non ci vogliono tante cose per una come te, anche se la tua bellezza è così abbagliante da costringermi a indossare degli occhiali da sole. Io non li vedo, tesoro sul tuo volto. <ride> ma non fare discorsi da lama, dai, addirittura. Non vorrei tirarmi una bidonata, poi, vero? Eh? Ma figurati, una bidonata a te. Ma, ma non scherzare, eh beh certo. Questa musica devo dire che insomma mi piace. Sì, ma perché parlate tutto il tempo così? Non potreste avvicinarvi un pochino? Vabbè. Ok. Hai vivi proprio Regioni, comunque, questa è un, veramente una festa fantastica. E potrebbe concludersi nel letto, no? <ride> non è la morte di nessuno. Ma stiamo correndo un po' troppo, tesoro, su, lasciati andare. Uh, uh, guardate un po' chi c'è, ragazzi, Summer Sense. Che, ragazzi miei, entrerà a far parte della seconda stagione di Simizzando, perché... Um, mi era stata inviata appunto da Summer. Già un po' di tempo fa io l'avevo inserita così nel gioco Intanto ragazzi però obiettivamente Entra a far parte della seconda stagione Ma cara Veramente proprio ti muovi come un'anguilla Senti mm, Hai fame vuoi andare a mangiare qualcosa Magari fare colazione Eh Guarda un po' cosa ho qui per te Oh mio dio ma dove l'hai presa? Ah tesoro anche tu ti scateni sei fantastica Ok perfetto Beh, sei veramente sorprendente lo sai eh? E lui sussurrerà seducentemente: "Ovvio, ragazzi. Eh, cioè Beh, con una donna come te come potrei? Vedi hai delle labbra che vorrei proprio tanto baciare, se tu me lo permetti. Lei, beh, perché no? Eh, beh, certo. E quindi yuhuu, ragazzi. Eh, eh, anche Simone, insomma, no, con la bella Katrina. Guardate che meraviglia, ragazzi miei. Guardate che meraviglia. Eh, beh, ragazzi, è l'amore, è l'amore. Allora, dunque. Eh già, guardateli un po'. Ma po potremmo, come dire, andare un po' più. Ecco, qui. Vai qui insieme. Appartiamoci. Come dire. Forza. Cari, dove siete? Caterina, per favore. Cap capisco che ti piace la pista, però. Uh, è proprio il caso di stringila, tesoro, stringila. Oh, sei veramente un fuoco, caro. Eh, beh, ma te l'ho detto, io non perdo tempo e poi. Con una bellezza. Perché ovviamente compl si sì, complimenterà, ragazzi, per il sospetto e le manderà anche un bacio. Con una bellezza come te. Chi perderebbe tempo, capisci? E poi dalle un bacio soave. Sei meravigliosa, Katrina. Eh, beh, Scambia i numeri di telefono. Direi che adesso, no? Uh, livello 3 di carisma. Oh, ma sei veramente un gentiluomo tu. Beh, ovvio, oh, sai. Sì. Sono così, un tipo semplice. Solo che alla fine non siamo venuti con la tua auto. Non avevi detto di avere un'auto? No, tesoro, mh, hai capito male. Um, potremmo andare a mangiare qualcosa se vuoi. Beh, certo, ma che ne dici se prima ci scambiassimo i numeri di telefono, sai. Per non perdere contatto. Eh, certo, manteniamo lo sto contatto. Dopodiché baciala. Del resto, non vuoi stare con uno che ha un fisico come il mio, eh? Oh oh, ragazzi! Pare proprio di sì. Quindi, vediamo un po' un secondo, perché mh, sarebbe carino l'idea di. far mangiare loro qualcosa. Oh, ecco qua! Mm, hot dog, ragazzi, Beh, oddio sì, magari un po' più, uh, vediamo ordina del cibo. Mm, magari potremmo prendere un hot dog. Perché no, e potresti anche prendere un hamburger vegetariano perché lei me la immagino, insomma, molto delicata, ragazzi. Dopodiché, però, facciamo vai qui insieme perché. Anzi, lo facciamo subito, facciamolo subito, vai qui insieme. Ecco, c'è tipo un mezzo panino, una cosa schifosa, però no, andiamo qua tutti insieme. Salve! Lei con i guanti, vedo. Fa frio? Eh beh sì, le temperature, ragazzi. Anche se estate eh, iniziano a cambiare perché siamo quasi per entrare nell'autunno. Perfetto, allora, forza. Ragazzi, state arrivando? Oh, sì, lui sì, lei. Ce la siamo persa, vabbè, ok. Intanto ordina del cibo, il famoso dog e poi. Tesoro, non devi ballare, devi ordinare del cibo. Wow, sciolto proprio veramente come un'anguilla, bravo. Vai, allora, senta, un hot dog per favore. E poi un hamburger vegetariano, questo tipo. Ammazza lei? Mh, proprio. Ha fame? Eh, beh, sa, dopo una nottata come questa, e lei, wow, che uomo, eh, lo so, tesoro, che uomo. Allora, dunque, caro, no, però facciamo una cosa, sediti insieme su. Non farti fregare il panino, non fa... Va bene, uh, senti, tanto lei non mangerà niente, quindi siediti, tesoro, su. Eh, inizierà domani Ferragosto, quindi con Gio, ragazzi, festeggeremo il Ferragosto. Allora, tesoro, però, potresti sederti? Oh, dai, su. No, l'appuntamento no, tesoro, per il momento no. Però, per esempio, ecco, flirtare... O stringere Katrina potrebbe essere Una bella idea Perché no Quindi non amichevole ragazzi Buonanotte anche a me um, Flirtiamo con lei Ma volevi mangiare qualcosa Oh no ti ringrazio Sai com'è non ho appetito una bevanda al bar Ok caffè espresso perché no Beh, devo dire che sei veramente una brava persona Un bravo ragazzo Un uomo così pulito Un ragazzo così pulito E mi hai portato in un posticino con una musica straordinaria Eh, beh, eccola lì È il don, avete visto come l'ha buttato l'occhietto? Eh, e poi quella rosa Non me l'aspettavo davvero Nessuno di noi se l'aspettava, tesoro Non sappiamo da dove tirino fuori queste cose E non vogliamo neanche scoprirlo per essere un ragazzino, di certo non passi tutto il giorno davanti ai videogiochi, insomma, non sei tutto fumo e niente arrosto. Sei uno che parla, ma mantiene quello che dice. E lui, beh. Dalle un bacio appassionato, tesoro, perché secondo me un bel bacio appassionato, ma certo, eh, che vedi qua, to, to, ragazzi miei, che coppia! Caliente proprio. Eh beh, la sorella pure la guarda, la figlia, quello che cacchio è. La figlia, se non ricordo male. Come per dire, mia madre rimorchia più di me. Che sfiga. Eh, lo so, tesoro. Hai ragione, ma non preoccuparti. Arriverà anche il tuo momento. Chi lo sa. Magari qualcuno chiederà un appuntamento con te. Chi può dirlo? Ehm, e quindi, sì, questi baci, ragazzi, queste no, manifestazioni d'amore. Uh, stringila, ovviamente, tesoro, stringila. Dopodiché, vuoi raccontargli una barzelletta spinta? Eh, beh. Beh, insomma, potremmo anche fare qualcos'altro, giusto? La vita, dopo tutto, non è un videogioco. E lui racconta una barzelletta spinta. Beh, qualcosa con delle manette. Ragazzi, non voglio sapere quello che fate. Mh, ecco, appunto. Eh, nella vostra. come dire. nella privacy mh, di casa vostra, o anche non privacy, vabbè. Non voglio saperlo. Quindi, possiamo venire qui. Chi c'è qui? Ehm. Uh... Chi è lei, scusi? Valentina Dodaro? Bene, perfetto. Possiamo ordinare una bevanda da consumare sul posto? Un caffè espresso? Beh, sì, dai, per mantenerci Arzilli, ragazzi, dopodiché, comprano stereo. No, tesoro, non c'è bisogno di comprare uno stereo, veramente. Vuoi cantare una canzone? Beh, magari gliela puoi dedicare, perché no? Questa sì che è un'idea straordinaria! Forza, forza! Mm, dove siete? Oh, andiamo qui. Tu vuoi ordinare qualcosa? Ma sì, magari ora qualcosina ordino, sai com'è, per mantenermi sveglia. Senti qualcosa anche per me, magari un... un caffè macchiato. Ecco, sì, va bene, ok, perfetto. Mi fa tanto piacere, tieni la mano tesoro. Eh sì, uh, fichi fichi, l'abbiamo capito. Senti, vorrei, come dire... Dedicarti una canzone, lei. Ma dici sul serio? Una canzone? Ma sei un romanticone? Allora. Eh beh, sì, tesoro. Qua abbiamo una, un animo romantico che non finisce mai. Allora, dunque, vediamo un po' di ecco qui. Vai qui insieme, poi prenderemo eh, quello che dobbiamo prendere. Insomma, canta per conto tuo. Um, ma, immaginiamo, ragazzi. Ecco, una, una canzone un po' jazz, così è classic beauty, perché è proprio dedicato alla bellezza di Katrina Caliente. Forza, andate insieme qui. Vai, caro. Lei lo guarda, ragazzi. Ha lo sguardo da triglia, che la cara Katrina. È come dire.. Abbia veramente una cotta sincera per il nostro Simone? Guardate, lui ci mette tutto l'impegno, tutto il brio, tutto. Vabbè, mi vado a prendere l'ordinazione. Mazza, grazie, eh. Veramente umana lei. Vai così, tesoro, ti ascoltiamo noi. Non preoccuparti. Sei amichevole con Katrina Tutto il locale ti sta sentendo. Vai così, non c'è un'anima, vero? No, ok, però giù ti sentono veramente. Le tue note d'amore arrivano fino al piano di sotto Vediamo un po' Sì, in modo un po' confuso Ma arrivano È perché evidentemente Katrina ha qualcosa sotto i denti Ragazzi, deve pure metterlo Eh, voglio dire, sarà, sarà umana anche lei Che classe, ragazzi Che classe Bravo Bravo Sì, tesoro, so che cerchi applausi Ma no, non c'è un'anima qua E lui si guarda intorno Ma, eh, Katrina? Dov'è Catrina? Eh, dov eh, lo so, tesoro, è giù. È giù, eh, tutti giù per terra? No, dov'è Catrina? Alla ricerca di Catrina, si è data. Catrina, troppa emozione, ma dov'è? Oh, no, lo sta baciando. Ma allora, veramente, è venuta su. Ma dai, ragazzi, ma allora sì, la cotta c'è. È eh, per forza, sti due. Voglio dire, ma dai, eh, eh, è evidente. è Proprio altro che colpo di fulmine. E quindi ora allora lui farà una conversazione profonda con lei per chiederle: ma allora, insomma, ti. Ti è piaciuto? Ti è piaciuta la mia dedicata amore? Questo s'abbiocca, va bene, mi fa molto piacere, eh? Allora? Eh, non ci vuole una scienza per capire che sono un cantante fantastico, giusto? Sei molto fiducioso, Carole. Beh sì! La tua voce mi ha conquistata. Come puoi vedere non sono bravo soltanto a dipingere. Ma anche ad esprimere il mio amore, oh mio dio, sì, raccontare una storia incredibile e darle poi un bacio soave, ovviamente. E direi ragazzi che, eh, che ve lo qua Con eh, il nostro <ride> caro Yangone che dedica una canzone Dai e questi pipistrelli Una canzone a questo punto d'amore Ai due innamorati Perché secondo me si la sta dedicando proprio a loro due Io direi ragazzi che noi possiamo Fermarci qua per questo episodio Mi sono divertita tantissimo perché Altro che ragazzi Oddio non proprio d'amore effettivamente Altro che chimica pazzesca questi due Cioè veramente dai altre rose Ehm... Um, proprio ragazzi, devo dire che vostre Sims. Se la. Dai, Sims. Se la. Ce la, la, la farò? Se la cavano alla grande, buonanotte. E quindi veramente. Ragazzi, eh, vabbè, ma abbiamo capito. Abbiamo capito, ma. Non posso prendere iniziative del genere. E poi ho pagato tutto tu. Sei stato così dolce, certo che paghiamo tutto noi, tesoro. A 107.000 Simoleon. Senti, stai rovinando tutto, gli angone del mio cuore. Mamma mia, quello sta prendendo certe stecche, eh lo so. Ma gli diamo noi una stecca in testa così. La fa finita. Per favore, stacca, caro, perché non fa per te. Quindi, ragazzi, se l'episodio vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che in descrizione, nell'info box, trovate tutti i vari modi per contattarmi. La programmazione del canale, oh, insieme, ovviamente, ragazzi, alle mie playlist. Ecco, hai capito? Bravo. Date, che è meglio, fai più bella figura. Ehm... Ma soprattutto, ragazzi, link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay, macorini con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC. Mi raccomando, ragazzi, andate in tutti i loro canali, iscrivetevi e attivate la campanellina, perché in questo modo, ogni volta che qualcuno di noi pubblicherà un video, vi arriverà la notifica e non rischierete mai di perdere i contenuti che portiamo sui canali. Quindi, mi raccomando, ci tengo, ragazzi, infine a dire un'ultima cosa. Eh, questo è l'ultimo appuntamento che mi è stato mm, segnalato, ragazzi. Quindi, quindi a meno che non mi venga ehm, comunque indicato da qualcun altro, ovviamente chi non ha già eh, avuto modo di avere un appuntamento, ecco quindi un video dedicato, no, aspetta, ecco bacia, un video dedicato appunto ragazzi proprio al suo SimSelf, ehm, direi che io andrò avanti ragazzi a questo punto solo con Joe. Uh, ho un ultimo appuntamento però Da organizzare Ma chiedo um, A Shanna Laudry Se vuole organizzare adesso L'appuntamento con Sergio Oppure se uh, Vuole un po' aspettare Così lasciare un po' in sospesa La situazione con Drago Anonimo Perché comunque Se non ricordo male Ho visto qualche, qualche um, Commento ragazzi uh, Più indietro Drago aveva detto appunto Che era interessato A avere una relazione Con Hope Cioè um, Philip con Hope Quindi penso Comunque che um, si è comunque interessato ragazzi a mantenere ecco um, almeno per, in, per il momento questa relazione con um, tra uh, appunto i vostri Simself quindi uh, fammi sapere um, Chanel se vuoi appunto che organizzi un, uh, un appuntamento con a prescindere con Sergio o se magari a questo punto qualora no um, deciderai di punto Di averlo comunque in futuro, eh, potremmo ecco spostarlo alla seconda stagione o comunque poco prima che finisca, poco prima che termini la prima, insomma, ecco c'è ancora qualche episodio, ragazzi. Perché ancora qualche direttiva da portare a termine prima che, appunto, ehm, concludiamo. Ecco, così la concluderemo la prima stagione di Simmizzando. Quindi fammi sapere. Detto questo, ecco, tu vai in bagno perché direi che è il caso. Io, ragazzi, vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre, al prossimo. Ormai lo sapete bene, sul SoulSimmers. E non.